turisti, ma nella città di Torre del Greco solo di passaggio. Per il Ponte Pasquale c'è chi sceglie di visitare le bellezze del Golfo di Napoli e la costiera sorrentina. Italiani e stranieri oggi in giro per le strade della nostra città. Li abbiamo ascoltati ai microfoni di TV City. Turisti a Torre del Greco. Sì, bueno no, a Napoli. Sono un autista di un pullman da turismo e accompagno un gruppo veneto misto fra Padova e Rovigo. Siamo qui a Torre del Greco e per visitare la costiera amalfitana e l'isola di Procida per 5 giorni per le vacanze di Pasqua. È la prima volta che venite a Torre del Greco? Per me no, non è la prima volta. Una cosa che devo dire è che il centro storico non è una cosa che viene forse valutata dai gruppi come i nostri che vengono dal resto, diciamo, dell'Italia. Vengono magari apprezzati i centri storici più di altre città, ecco, come magari le bellezze storiche degli scavi di Pompei, Ercolano, queste cose qui, ecco. Napoli? No, he's asking about Torre del Greco. Stay here, yeah. A casa. In molti dicono che la città non è valorizzata come dovrebbe e che il turismo andrebbe incentivato. Torre del Greco per te è una città turistica? Torre del Greco potrebbe essere una grande città turistica, solo che, diciamo, non c'è nessuno che si interessa di questa città, veramente. Qua sul porto adesso ho visto che ci sono un traghetto qua privato che porta dei turisti a Capri e mi fa molto piacere, però sono solo di passaggio, perché Torre del Greco è la città del corallo, diciamo, ci sono parecchi monumenti, solo che vedo che nessuno si muove, diciamo, ad avviare queste cose, questo movimento. I turisti vengono a Torre del Greco, ma li vedo solo di passaggio, non è che vengono qua, vanno a alloggiare e nessuno invoglia a fare una passeggiata, uno a visitare qualcosa, ad aprire un centro. Vedo solo di passaggio, dall'albergo qua, vengono qua, fanno i biglietti qua, i traghetti li prendi, porta a Capri, tornano qua e niente, è finito Torre del Greco. Oh, studio a Firenze. Ah. In villeggiatura adesso? No. Vacanza, holiday? No. Sì, vacanza. Sì. Sì. Where are you from? Boston. Mi piace. Potrebbe essere una città turistica perché abbiamo tutto. Abbiamo il mare, abbiamo il bel clima, abbiamo il Vesuvio e abbiamo una marea di attrazioni veramente belle che potrebbero attirare tante persone e che comunque attirano tante persone. Io credo che si siano sviluppate anche molte situazioni comode per i turisti, tipo bed and breakfast, quindi siamo ben organizzati ultimamente. Forse l'unica cosa che ancora manca, a mio parere, è il problema della spazzatura, cioè questa organizzazione, purtroppo è così. E abbiamo ancora, diciamo, le strade non pulitissime e questo non ci aiuta, diciamo, agli occhi del mondo, perché Torre del Greco comunque è una città che merita. Abbiamo tante risorse, siamo una delle città, diciamo, conosciute in tutto il mondo per la lavorazione del corallo, quindi veramente è un peccato non valorizzarla come merita. Turisti per caso? Sì, turisti per caso. Da dove vieni? Da Modena, provincia di Modena. Vabbè. E tu invece? Ah, io sono nato qua, poi mi sono trasferito a Bologna. Ah, c'hai l'accento quasi bolognese. E la città che cosa ti offre? Questa città? Stiamo facendo un giretto, mi sta facendo vedere un po' i posti tipici, dove è stato, dove è cresciuto, bella, mi piace molto. Mi piacerebbe fare un giro ai piedi del Vesuvio, sì. Villa delle Ginestre, che è Villa Leopardi? Non ci sono mai stato Villa Leopardi, però è dall'altra parte. Sì. Pure quella è bella da vedere, ci dovremmo andare, sì. E a mangiare? A mangiare? Adesso andiamo a mangiare a casa dei nonni. Ah, poi c'è l'Osteria del Porto qua, visto? Buonissima! Faccio pubblicità! Fa piacere che
che sei ritornato nella tua patria natia. Sì, infatti fa un bel effetto ritornare nella città dove si è nati. Cioè, riviverla da grande acquisisce tutti altri valori, che magari da piccolino si perdono e non si hanno l'età per coglierli. Si dichiara ottimista il responsabile commerciale dell'Hotel Poseidon, che parla di una ripresa dei flussi turistici. Fortunatamente abbiamo una ripresa sia dei mercati, diciamo, esteri e sia a livello nazionale. Ci stiamo riprendendo un attimino per quanto riguarda un po' il lavoro. Il mese di aprile è abbastanza buono, insomma, in termini sia di occupazione e sia di flussi turistici, e si prospetta anche una stagione molto importante a partire dal mese di maggio, insomma, fino ad ottobre. Sperando che non ci siano altri, insomma, intoppi e altre situazioni che possano bloccare diciamo, il turismo, soprattutto sia a Torre del Greco, a Napoli e per la costiera sorrentina, insomma, che poi sono gli attrattori principali, con gli scavi di Ercolano e Pompei. Possiamo dire Torre del Greco città turistica? Assolutamente sì, ovviamente con tutto quello che ne concerne, insomma, con le varie problematiche che abbiamo avuto anche in termini, insomma, di sia un po' di pulizia, insomma, delle strade, però pare che adesso la cosa si stia risolvendo e stiamo migliorando, insomma. Torre del Greco è principalmente una meta di, insomma, viene scelta per la posizione perché è strategica e si trova praticamente tra Napoli e Sorrento e a pochi passi, insomma, dai vari attrattori turistici, quindi viene scelta proprio come base per le varie escursioni. Tra l'altro qui a Torre c'è anche la possibilità di una nave che parte e va praticamente a Capri, e da quest'anno parte anche la nave per la costiera amalfitana, insomma, quindi positano. È possibile partire direttamente dal porto di Torre del Greco.